Allora ragazzi, intanto benvenuti nel video. E perché parte in questo modo il video? Perché praticamente stavo riguardando le clip e montando il video, sono qua nell'editor, e vedevo qualcosa di strano nella visuale, pensavo fosse il nuovo casco oppure la nuova moto. Poi mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, ovvero la super view che si è ridotta, cioè si era tolta la super view e quindi l'ampiezza della GoPro è diminuita di parecchio. Però il video è venuto lo stesso abbastanza bene, quindi vi lascio al video. Purtroppo non c'è la super view che secondo me gli dà quel saltino in più di qualità, ma sarà per il prossimo. Vi lascio al video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo su questa fantastica Tracer 900. Vi ricordo, per chi non mi seguisse già su Instagram, che ho fatto il sondaggio tra MT-07 e questa. Quindi se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo perché saprete sempre in anticipo ciò che avverrà nei prossimi video e avrete anche un potere di influenza su ciò che magari potrò provare o altre cose, insomma. Adesso direi di partire. Allora, siamo sulla Yamaha Tracer 900 2018, ma prima di iniziare a parlare della moto vorrei innanzitutto ringraziare la Motor Game di Pisa, che è la concessionaria che ci ha permesso di utilizzare questa splendida moto per recensirla. Inoltre vorrei dirvi che per il 10 giugno questa concessionaria ha organizzato un bellissimo tour chiamato Motogiro nel Chianti, con partenza da Pisa, appunto dalla concessionaria, e poi destinazione Chianti. Se siete interessati, vi lascio il link in descrizione dell'evento, così potete insomma informarvi su questo evento e partecipare se ne avete voglia. Sicuramente ci sarà da divertirsi e sicuramente ci sarò anche io. Come vi stavo dicendo, siamo sulla Yamaha Tracer 900, un 3 cilindri da 115 cavalli e nel 2018 notevolmente migliorata grazie ai consigli dei clienti e resa ancora più turistica. C'è stato un grosso miglioramento sulla stabilità grazie all'allungamento del forcellone di ben 5,9 cm, quindi aumentato di parecchio e aumentare di conseguenza la stabilità, soprattutto per le alte velocità e quando si portano anche borse e passeggero. Inoltre è stato ristretto un po' il manubrio e stretti anche i paramani, che hanno cambiato anche la linea, che adesso è più aerodinamica rispetto alla vecchia versione, che ad alte velocità faceva un po' di contrasto con il vento e quindi anche questo ha aumentato la stabilità. Inoltre è stata aumentata la dimensione del cupolino, che adesso è facilissimo da regolare perché è regolabile in altezza. Basta premere questo tasto e buttarlo giù o tirarlo su. Quindi si può fare benissimo anche mentre si viaggia senza nessun problema. Mentre prima andavano svitate delle rotelline, quindi era un po' più complicato. Inoltre sono state modificate le plastiche che avrete visto a inizio video. Nuove maniglie passeggero al posteriore. Nuovo design della sella, che adesso è anche più imbottita e più comoda. Regolabile su due altezze, quindi si riesce a guadagnare 1,5 cm abbassandola o alzandola. Il motore è lo stesso della MT-09 che avete visto in uno dei
precedenti video che vi lascio in descrizione per chi non l'avesse visto, ed è un motore che a me piace veramente tanto, spinge a tutti i regimi. Questa, a differenza dell'MT-09 che abbiamo provato, non ha lo scarico Akrapovic ma ha lo scarico originale, ma devo dire che pensavo facesse molto meno rumore, invece ha un sound veramente bello. Adesso ve lo farò sentire. Una delle poche moto che da originali mi piacciono veramente molto come sound, devo dire, si fa sentire il giusto. Come sull'MT-09 abbiamo tre mappature di potenza, che adesso ho la GoPro in mezzo, quindi vi farò vedere da questa angolazione. Praticamente a gas chiuso possiamo con questo tasto passare dalla modalità A, modalità B e modalità standard. La modalità B è la modalità rain, quella con meno potenza e più dolce. La modalità standard, una via di mezzo che ci permette di avere un po' meno on off, che è comunque veramente poco, mentre modalità A è quella più brutta. Inoltre abbiamo ovviamente ABS e traction control su tre livelli. Livello 2 che è un po' più invadente, ma devo dire che adesso la sto tenendo sul livello 2 e non si fa sentire più di tanto. Ragazzi, scusate ma ho un po' di allergia e mi devo assolutamente soffiare il naso. Mi sta devastando questa allergia. Come vi stavo dicendo, il traction control è settabile su tre livelli, 2, 1, e se lo teniamo premuto si spegne. Una volta che spegniamo la moto e la riaccendiamo, l'off si toglierà. Ragazzi, un gentilissimo motociclista si è fermato perché ci aveva visto fermi qui sul ciglio per chiederci se andava tutto bene. È veramente veramente bello vedere motociclisti del genere, ragazzi. Qua a destra del display possiamo vedere la temperatura dell'aria, che oggi è di ben 30 gradi, ma sono comunque con la giacca, fa veramente caldo, ma la protezione prima di tutto, ricordatevelo sempre. E adesso facciamo qualche curva per vedere come si comporta. Pesa soltanto 210 kg in ordine di marcia e per una moto del genere posso assicurarvi che è molto poco, e comunque la ciclistica si fa sentire, quindi diventa veramente facile da guidare. I freni sono ottimi, abbiamo un disco da 200, se non sbaglio 250 mm circa al posteriore, mentre all'anteriore abbiamo un doppio disco da 298 mm. Dopo circa una mezz'oretta di guida posso dirvi le mie prime impressioni. Mi sembra veramente molto maneggevole, questa è la prima cosa che si nota anche nel traffico. In curva scende veramente bene, si riesce a mandare dove vogliamo, è molto stabile. Questa storia del forcellone ha funzionato, la stabilità c'è. La guida mi piace molto, è comoda, la posizione dello sterzo, la nuova sella è morbida e possiamo dire che il nostro sedere è comodo su questa Tracer 900. Inoltre mi stavo dimenticando di dirvi il pezzo forte di questa moto, il prezzo, ragazzi, il prezzo. È una moto che rispetto alle sue concorrenti, che si fanno pagare molto di più, questa la possiamo trovare a 10.590 euro prezzo franco concessionario. Abbiamo anche una versione più costosa che costa 1.600 euro di più, ovvero la Tracer 900 GT, che ha degli optional di base che secondo me vale la pena spenderci questi 1.600 euro in più. Che cosa cambia dalla versione base alla versione GT? È molto semplice, abbiamo innanzitutto cruise control elettronico, quindi per i viaggi è veramente veramente comodo. Posso assicurarvi che io, avendo fatto anche semplicemente 2 ore di autostrada in moto, dopo un po' la mano ha bisogno di riposarsi, la mano, il polso, la stretta sulla manopola
ha bisogno di un pochino di pausa e il cruise control veramente serve a questo. Oltre al cruise control abbiamo le manopole riscaldate, inoltre abbiamo le valigie laterali di serie, sospensioni anteriori regolabili, inoltre abbiamo la possibilità anche di settare il mono posteriore, che su questa ovviamente non si può fare. Oltre sulla GT cambia anche il display, che diventa molto più piccolo ma molto più bello, a me piace molto di più. Ragazzi, stiamo andando a trovare degli amici che sono a girare nella pista del mare di Cecina. Ho pensato, visto che dovevo andare a fare un bel giro per provare questa bestiola, di passare a trovarli. Il mio amico Grisu, che su Instagram trovate come Grisu MLS, Grisu, si arrabbia perché non mettiamo mai l'accento sulla U. Le ultime volte nei video l'ho chiamato il ragazzo che va in pista col CRF. Quindi ragazzi, oggi mi correggo. Grisu MLS è andato a cercare su Instagram, lui va soltanto in pista, ha sia un CRF 450 che un CR125. Un'altra cosa che ha la GT rispetto a questa, mi è venuta adesso in mente cambiando marcia, è il quick shift, che nella MT-09 è di serie, mentre su questa splendida moto non c'è, però si trova nella versione GT. Ovviamente quick shift solo in salita, quindi si può cambiare marcia senza usare l'uso della frizione e anche senza chiudere il gas. L'unico difetto appunto che trovo al momento su questa moto è l'impossibilità di settare le sospensioni, che quindi ci porta magari a andare sulla GT, perché ovviamente non avere la possibilità di settare le sospensioni rendono le sospensioni più adatte al comfort, quindi più morbide e magari meno sportive, e soprattutto su moto del genere il peso cambia spesso. Possiamo essere magari da soli a fare una passeggiata e quindi avere magari 70-80 kg di pilota, e passare magari a avere passeggero, borse e chissà che altro, e quindi magari passare ad avere invece che un carico di 80 kg averne uno di 200. Quindi avere la possibilità comunque di settare le varie sospensioni è importante a parer mio. Si impenna agile. Sembra più semplice anche impennare questa rispetto alla MT-09, perché avendo già un'impostazione più alta, non so, dà più confidenza in impennata rispetto all'MT-09, che magari ci ha preso un po' più la confidenza, probabilmente anche perché sono abituato al motard e quindi ho una moto comunque più alta. Ok, siamo arrivati alla pista del mare, andiamo a vedere se ci sono i ragazzi. Oddio! Sorpresa! Buonasera! Tutto a posto? Sì, sono usciti degli altri 7-10 minuti. Sì? Beh ragazzi, ripartiamo direzione casa. Beh ragazzi, visto che siamo in questa stradina sperduta, faccio un attimo un test di accelerazione. Siamo in modalità A, quindi massima potenza e traction control sul livello 1. Proviamo questa partenza. C'è lo 0-130, lo vola, è incredibile. Fantastico sto motore. Ragazzi, non vi ho parlato dei consumi. I consumi dovrebbero orientarsi più o meno. Non ho avuto il tempo ovviamente di testarlo per bene, ma dovrebbero orientarsi all'incirca su 5,5 litri per 100 km. Ovviamente poi dipende come si va in moto. Sì, visto che passiamo vicino al nostro solito vialone dove facciamo qualche test di allenamento, direi che sarebbe utile fare un test di frenata. Ok, adesso siamo a 100.
direi veramente veramente ottima. La moto non si è scomposta e ha frenato veramente in pochissimo spazio. Forse affonda un tantino l'anteriore, ma nemmeno più di tanto. Spero di avervi detto, insomma, quasi tutto o tutto, o comunque le cose più importanti su questa moto. Comunque, se mi fossi scordato qualcosa, potete benissimo commentare e sarò lieto di rispondervi. Come sempre, a fine video vi lascerò i giudizi su dei campi che ho, diciamo, deciso al primo test ride. Adesso sto mantenendo per mantenere, insomma, una coerenza tra i vari test ride. Insomma, darò un giudizio su alcune caratteristiche con un voto da 1 a 10 e poi farò la somma. Come vi dico sempre, il punteggio che do alla moto è in base alla categoria a cui appartiene, quindi il punteggio ovviamente è relativo alla categoria. Ringrazio ancora una volta Motor Game, la concessionaria ufficiale Yamaha di Pisa. Vi lascio anche il link in descrizione del profilo Instagram della Motor Game, quindi se volete vedere altri test ride, mi raccomando, andate a seguirli. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Bella ragazzi!